Salve ragazzi e ben ritrovati su Pokémon Mystery Dungeon di Portali sull'Infinito. Nell'episodio precedente siamo riusciti a sintonizzarci perfettamente con Munna, il Pokémon di cui si parlava tanto tra Tepig e Pikachu, il Pokémon del sogno. Grazie ad un ottimo collegamento riusciremo a capire il punto ben preciso di dove si trova Munna e quindi in questo episodio cercheremo di andare al Monte Kelwea, se non ricordo male si chiama così, e grazie al metaportale che ci creeranno Umbreon ed Espeon. Allora, dove troveremo Umbreon ed Espeon? Ve l'avevo già detto alla fine del precedente episodio. Bene, andando a Villa Ristoro riusciremo a trovarli benissimo sulla collina, salendo queste scale qui. Eccoli qua, parlando con Umbreon. Allora siete pronti per andare a salvare Munna? È chiaro, le metacarte sono in posizione. Possiamo aprire il metaportale. Il Monte Kelwea è molto distante da qui. Per l'andata non avrete problemi, ma per tornare sarà difficile senza le carte. E credo che il viaggio sarà molto lungo. Organizzatevi tenendovi bene a mente... tenendolo bene a mente, scusate. Sicuri di essere pronti? Certamente. Bene, apriamo il metaportale. Wow, wow, wow. Apertura del metaportale attivata. Bene, siamo riusciti a richiamare il portale senza problemi. Dark, Pikachu, è tutto pronto. Grazie Espeon, grazie Umbreon. Ok, è ora di andare. Lasciamo il Poképaradiso nelle vostre mani. Certo, voi state attenti. Non fate sciocchezze, chiaro? Una volta trovata Munna, tornate subito a casa. Certo, state tranquilli, non ci faremo scoprire da Hydreigon. Non abbiamo intenzione di metterci nei guai, non temete. Forza Dark, andiamo. Forza e coraggio! Dark, Pikachu! Buona fortuna! Grazie mille e mi raccomando, abbiate cura del Poképaradiso. Wow! Bye bye Poképaradise. Ok, non salviamo l'avventura e andiamo avanti. Eccoci qui. Dove siamo? Eccoci. Questa è l'entrata del dungeon. Superandolo dovremo arrivare ai piedi del Monte Kelwea, dove si trova Munna. Mi sento un po' insicuro senza gli altri. Beh, forza, andiamo avanti. È chiaro, ovviamente non credo possiamo... Sì, non puoi più tornare indietro, puoi solo proseguire. Infatti siamo destinati ad andare avanti. Prima di andare avanti però volevo fare una cosuccia bella. Allora, soldi. Devo depositare tutti quanti i miei soldi, è chiaro? E devo ritirarne, possibilmente ne ritiro... Allora, qui facciamo proprio 0. E ritiriamo 300 poké, così, a random perché mi va. 300 poké. E in quanto agli strumenti, vediamo, vorrei vedere una cosa. Ritira. No, che ritira, deposita. Vediamo un po'. Allora, un bel po' di strumenti, bene o male sono gli strumenti che ho recuperato nel precedente episodio, quindi non credo siano cambiati e basta. Strumenti, il nastro forza lo diamo al nostro Tepig, in modo tale da aumentare l'attacco leggermente, e basta, siamo pronti! Sentiero Kelwea, piano 1. Allora, questo qui non dovrebbe essere un dungeon molto grande, quindi più o meno una decina di piani, ecco. Successivamente arriveremo in un altro piano di quello dove potremo posare gli strumenti, ritirare i soldi, eccetera, eccetera. Comunque, cos'è? Ah, un Palpitoad. Tra l'altro non so nemmeno i Pokémon che si trovano qui dentro. Va bene. In ogni caso, vada come vada, spero bene, tra l'altro. Rotolamento. Sì, ma qua non muoiono proprio. La maggior parte degli attacchi noto che missano. Ehi. Ma che palle. Ok. Incoraggia seme. Ah, ok. Non avevo mai sentito questo seme. Allora, c'è un altro Palpitoad. Spero di fare in fretta, perché davvero, cioè, c'è molto da fare. Ok, l'energisfera ci stava tutta. Siamo braciere, tanto toglie 23 e va comunque bene. Coro. Mannaggia a te. Perfetto, via. Adesso
Panziera raccoglie bacca arancia. Ottimo. Ritorniamo con le statistiche normali, grazie alle mattoni magiche. Ed ecco Panziar, credo sia lui. Mi pare di sì. Cos'è quello dietro Pikachu? Cos'è quello dietro Pikachu? No, sul serio. Ragazzi, con Keldur, cosa ci fanno qui? No, non ci credo. Ho paura. Davvero paura. Ok, grande, rotolamento va molto molto bene. Pikachu sale a livello 22 e le statistiche aumentano notevolmente. Oh mio Dio, non mi aspettavo assolutamente con Keldur dentro questo dungeon. Tuono shock. Ok, riusciamo a paralizzarlo. Vai Pikachu, te la cavi? Sì, dai. Ok, energisfera e ciao ciao. Perfetto. Allora, si presuppone che questo dungeon qui non sia per niente facile. Spero solo di riuscire a passarlo senza aver tanti problemi, perché davvero, cioè io boh. Tra l'altro non ho portato nemmeno i Revital Semi, pensando che sia una stupidaggine. Cioè, vi rendete conto? Yeah, no, c'è un altro Panzer. Vai, vai. No, 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 ehi, 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 no. No, no, via. Ok, questo adesso si addormenta. Come può missare rotolamento? Dai. Ok, Pikachu, svegliati. Non è il momento di dormire, ok? Allora, ragazzi, un altro Panzer. Dai. Grande. Nitrocarica. Spam. 54 danni. Che bello. Che mossa uso? Ma è inutile. Ma Smog va pure? No, non va. Facciamo rotolamento. Ok. Grande. Perfetto. Allora, semefuoco e bacca arancia. Serviranno parecchie bacca arance. Magari al prossimo pistop, chiamiamolo così, prenderò più cose. Sì, ma io qui non trovo le scale, ragazzi. Ma com'è sta situazione? Sono ancora al piano 1. Stiamo scherzando? Diamoci una regolata, eh? Mi sa di... si trova di qua. Dai. Ok, grande. Ciao. E no. Però c'è un'entrata a destra. Mo ci vado, tranquilli. Destra e scale. Beh, se non erano qui. Allora, sentiero che lui è a piano 2. Diciamo che il primo piano è stato proprio un'esploratina generale di tutto ciò. Ci poteva anche stare, dai. I Conkeldur davvero mi preoccupano troppo. Una cosa tipo... roba che tipo quando li incontro non so se vivere o morire. Ok. Pietrisfera. Benissimo, la pietrisfera serve tanto. Guardate quanto toglie. Dai, nitrocarica. Beh, diciamo che stabbiamo parecchio con nitrocarica. Va più che bene. 22. E via. Bacca arancia. Bene. Le scale. Che bello. Quindi siamo già al piano 3 del sentiero che lui ha. Ovviamente non è la parte centrale, il fulcro di questo dungeon. Quindi verrà una parte più interna di questo dungeon principale, che è il monte che lui ha. Diciamo che è una sorta di gran ghiacciaio in un modo diverso. E non facciamo neanche in tempo a ritornare dal gran ghiacciaio, che successivamente partiamo per un altro dungeon molto pericoloso. In ogni caso, c'è Zwailus. Oh no, è Dino. Ok. Vabbè, calcolate che più avanti probabilmente si troverà anche Zwailus, quindi boh, non ci voglio nemmeno pensare. Ok. Via, ciao. Adesso, scale? Ne abbiamo scale? Ehi, che succede qua? Pirolancio di Panzer, la madò. Ok. No, 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 ok. Però non toglie tanto, non dovevo usare braciere. Fa lo stesso, raga. No, cos'è? No, la sono trappola, no, però. Se trappole stupide. Mi vengono i mini infarti. Dai, re. Ok, bruciapelo. Di nuovo nitrocarica.
Tanto sto a posto, ho anche dietro gli Elisir Max in tutti quanti. Con Keldur! Sì! Che bello! Non ci credo! Sì che lo accetto! Fantastico! Cioè, con Keldur nel mio team, va bene. Il momento più epico di sempre. Vabbè, adesso siamo nel bel mezzo di un'avventura importante, quindi con Keldur verrà spedito al Pokeparadiso. Nel frattempo, sì, un'ottima cosa, ragazzi. Veramente ottima. A questo punto... niente. Ma più che bene, abbiamo con Keldur, probabilmente lo userò in altre avventure, non so quali, però lo userò. Abbiamo tante matto magiche qua, però io non so dove si trova la scala. Oh, eccola qui, guarda. Parli del diavolo e spuntano le corna. Sentiero che lui ha piano 4. C'è una lentosfera e un panzer che ci fissa da lontano. Non puoi colpirci. Non potrai farlo mai. Ciao. È stato bello finché è durato. C'è anche un... dai. Ok. Bracere. Ciao ciao. Come caspita ti chiami? Ponyard. Ok, soldi. E con Keldur che non mi ha visto. Shh, zitti. Zitti, non dite niente. Le statistiche di Pikachu, vabbè, sono normali. Ok, 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 ok. Calma. Ah, non dovevo parlare troppo. Sì che in ogni caso è inevitabile incontrarli, perché mi sa che sono i Pokémon più diffusi di questo dungeon, almeno per adesso. Ah, c'è anche l'attacco combinato. Bene. Ci tenevo un attimo a vedere. No, non il suolo, ragazzi. Che Pokémon si trovano precisamente all'interno di questo dungeon qui? Allora, consigli del dungeon. Pokémon che compaiono. Panzer, Conkeldurr, Palpitoad, Ponyard, Dino. Bene. Allora, diciamo che li abbiamo visti tutti, sì. Ok, non mi preoccupano. Bene o male riesco a sconfiggerli, ok? Oh, ha missato fuoco fatuo, che bello. Dai, dai, dai. Non ho più rotolamento, bene. Facciamo nitrocarica, tanto non è efficace, ma tolgo comunque 26. E Pikachu riesce a mandarlo KO. Allora. Giù cosa abbiamo? Un Ponyard. Ciao piccolo Ponyard. Che vai KO subito con 59 di danno e mi lascia anche un nastro forza che... Nastro forza? Vediamo un attimo. Nastro forza. E sì che è utile, raga. Il nastro forza aumenta l'attacco, quindi lo darò a Pikachu. Bene, molto bene. Il nastro forza... Un nastro forza ce l'ho io. L'ho data a Tepig. Quindi a questo punto è meglio affidare più strumenti utili ai Pokémon... utili, ecco. Se dobbiamo proprio dire così. Allora, un momento. Scale, che bello. Siamo già al piano 6 del sentiero Kelua. Dovrebbe finire sulla decina. Sul decimo piano. Da quanto ho capito. Nitrocarica. Magari adesso nell'assenza di punti potenza userò un Elisir Max. Tanto ne ho proprio da vendere. Posso aprire un bazar di Elisir Max. Davvero una cosa assurda, ragazzi. Al gran ghiacciaio... non lo so, mi subiva sempre di più. per ogni stanza trovavo un Elisir Max ed era impressionante. Ok, settimo piano e con Keldur. Yeah, anche Dino. No, no, aspetta, non mi piace. Sta usando pazienza. Pikachu attacca con Keldur. Sai cosa vuol dire? Attacca con Keldur come se non ci fosse un domani. No, no. Dai. E dai. Dai. Ok. Fortunatamente siamo riusciti a mandarlo KO. Questa rallento trappola. Madonna. Ok. Qui sembra più complesso. Ci sono tante cose. E smog. Ok. Sono riuscito anche ad avvelenarlo. Quindi ok, GG. E bye bye. Da 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 da. Salgo a livello 23. Siamo già ad un buon livello, eh.
Comunque, sì, ma è un buon livello. Con Keldur continuamente. Proprio inevitabile, io ve l'ho detto. È un po' inevitabile incontrare tutti, perché qui ogni passo che tiri incontri un Pokémon. Ok, però devo dire che mi sono fatto un bel po' di Baccarunch, eh? Sì, sì. Va molto bene. Beh, nel caso di necessità potevo anche prenderle dalla cassaforte lì, come caspita si chiama, però trovarle è sempre meglio. Ok, non ci sono proprio stanze in cui si trova la scala, vero? Proprio zero. Meschini allo stato puro, guarda un po' te. Devo scendere qui giù. Oh, eccola qui. C'è uno strumento, non so qual è, però io in tutti i casi lo prendo. È un seme fuoco, può servire. Già che con Keldur lì sotto dorme, quindi perché non farlo? Piano 8. Chi c'è? Ah, ok. Il solito. Siamo Smog. Bene, ok, ok. Smog. E ciao ciao, mi lascia una teca bella. Bella. Ok. Allora, devo sbrigarmi. Dai, 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 dai. Nitrocarica. Pikachu, bravo. Energisfera, riesci proprio a capirmi. Sei proprio un grande. Bene, di nuovo. E bye bye. Devo... No, due con Keldur, no però. Cioè, me lo fate apposta. Lo fate apposta. Ok, uno è andato via. Dark, non parlare troppo. Grande. Ok, piano, lentamente. Svolto sulla sinistra. Senza far... No, è sempre lui! Perché sono riuscito a beccarlo? Dai. Ok, ciao. Sale di livello Pikachu? Sì, infatti, senza ombra di dubbio, a livello 23. Comunque, in questo dungeon ho notato che si livella parecchio, anche perché forse i Pokémon sono... molto più potenti, lasciano molta più esperienza. Probabile di sì, ragazzi, perché insomma, lottare continuamente ogni 3x2 con Keldur, insomma, ti dona una certa esperienza, ecco. Diciamolo, se lo vogliamo dire, Ok, cosa c'è? Ah, oh, stavo per andare via. Guarda un po' te questo Dark pazzerello. È arrivato il momento di un Elisir Max. Siamo al piano 9, siamo quasi per finire. Ponyard, pensavo dormisse. Lo stesso. E 59 danni. Ok, mi paralizza. Mandiamo Pikachu. Dai Pikachu, da bravo. Perfetto. Dai, Pikachu è paralizzato. Facciamo un po' a turni, eh. Dai, può andare bene sta cosa. D'accordo. Mai uno spawn, tipo una scala che spawna sulla mia stessa stanza, diciamo. Ma mai, mai. Mi capitava sempre quando giocavo alle prime versioni di Pokémon Mystery Dungeon ed ero la persona più felice di questa terra. Forse perché i piani erano un pochino più difficili, cioè i dungeon erano più difficili. Per il semplice fatto che duravano una vita intera, cioè tu... Avevi 90 anni, hai 90 anni e continuavi a giocare in quello stesso dungeon. No, sul serio, era difficilissimo nelle vecchie versioni giocare in dungeon, perché erano molto complessi. Una roba di, che ne so, vi posso dire un 100 piani, anche un 50 piani stesso, attenzione, è tanto, davvero tanto. Invece qui diciamo che si limitano sul 20° piano, invece penso sia il massimo. Però beh, non è nemmeno tanto. Messo a confronto gli scleri che facevo su metti caso squadra rossa, non sono assolutissimamente niente. Adesso voglio sapere quanti di voi la pensano come me. Magari sotto con un commento scrivetelo. Tanto per ricordare i bei vecchi tempi. Anzi, molti di voi sotto nei commenti mi hanno detto, Dark, il tuo prossimo let's play
Non vuoi svelarcelo, bla 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 bla. Allora, sinceramente no, non voglio svelarvi il nuovo let's play, ma mi avete anche detto di iniziare gli altri Pokémon Mystery Dungeon, perché ad alcuni piace questo gioco, ok? Invece ad altri no, perché comunque, non lo so, è stato un po' troppo criticato per via della storia e per altre faccende. Vedo una cosa che luccica, ed è un lingotto, che bello! E quindi niente, no, non credo comunque di fare gli altri Pokémon Mystery Dungeon, cioè, perché davvero sto già sclerando parecchio con questo e non è niente. Semi-impeto, baccapesche, Pwniard che girano così a random. Comunque io parlo, discuto con voi, intanto sto affrontando un po' tutti quanti, sta andando bene, sono al piano 10, dovrei fare l'ultimo piano, l'ultimo. Bene, benone, anzi. Ok, ecco qui la scala. Aspetta, c'è Conkeldurr. Ma guarda un po' te, mi fermerò sicuramente ad affrontarlo. Ma anche no. La... siamo arrivati. Non salviamo, non è... Che buio. Dovremmo avanzare a tastoni. Non so, secondo me l'uscita è da qualche parte. Da queste parti, scusate. Che ne dici, Dark? Andiamo avanti. Eccoci in una foresta. Ah, ma è buio anche fuori. È già notte. Siamo finiti dentro una foresta? Quanto tempo sarà passato? Umbreon ci aveva detto che per richiamare i dungeon le metacarte distorcono, sì, il flusso tellurico. Per questo motivo accadono cose inspiegabili. Forse questo è uno di quei casi. Magari anche lo scorrere del tempo... risente della manipolazione. Allora avevano detto che saremmo arrivati dritti alle pendici del Monte Kelluea e tecnicamente dovremmo esserci. Effettivamente. Quindi Moon sarà da queste parti, insieme ai Dragon. Con questo buio però non possiamo andare avanti e non voglio certo rischiare di fare brutti incontri. Non ci resta che accamparci qui, che dici? Va bene. Ah, il solito fuocherello. Le paglie, bene. Certo che è proprio un posto lugubre. Chissà quanto tempo è già passato dalla nostra partenza. Credo che ci vogliano giorni per arrivare al Monte Kelluea viaggiando normalmente. Per fare prima abbiamo usato le metacarte, ma chissà quanto tempo è passato in realtà. Spero non molto. Se fosse troppo tardi, Moon potrebbe non trovarsi più qui. Moon, spero proprio che stia bene. Ah, preoccuparci non ci porta da nessuna parte. Meglio andare a dormire presto, così domani saremo pronti e riposati. Ah, ma se ai Dragon ci attaccasse durante il sonno? No, se mi mette in testa certe cose poi non la smetto più. Basta, andiamo a dormire. Buonanotte, Dark. Buonanotte, Pikachu. Nel frattempo, continua, eh? È notte. Ci domandavamo anche il perché fosse notte. Vabbè, se si vede la luna è notte, evidentemente. Sogno? Esatto. Mi senti? Dark? Chi è? Moon? Moon, stai bene? Sei salva? Sì, in qualche modo me la sono cavata. Sei venuto davvero a salvarmi. Sono contenta. Dove ti trovo adesso? Appena fuori dal bosco in cui ti trovi, c'è... un'area rocciosa. Mi sto nascondendo là, tra le rocce. Ma ai Dragon si sta avvicinando. Sono bloccata qui, non ho via d'uscita. Aiutami, ti prego. Moon? Che succede? Moon? Moon? Era... Devo svegliarmi subito, Pikachu. Devo svegliare subito Pikachu. Ah! Dark, che succede? Hai Dragon? C'hai Dragon? No, Pikachu, sta calmo. Ah, ma non... c'è nessuno. Oh oh, mi sono lasciato prendere un po' troppo dalla paura. Cos'è successo? Dimmi, Dark. Perché mi ha svegliato a quest'ora? Cosa? Vuoi andare subito a salvare Moon? Come mai tutta questa fretta? Hai fatto un sogno. Quindi, se non ci muoviamo subito, Moon... Capisco, va bene. Mi sembra pericoloso muoversi di notte, ma adesso non è il caso di preoccuparsi per una cosa del genere. Andiamo.
affare fatto, quindi non c'è un momento di stop per questo dungeon qui. Allora, siamo in una seconda metà del monte Kelwea. Del resto, i miei occhi si sono abituati all'oscurità. Sembra che la foresta continui da questa parte. Una volta fuori sbucheremo nella zona rocciosa in cui si nasconde Munna, giusto? Forza, se non ci Ok. Forza, se non ci sbrighiamo, Munna si troverà in pericolo. Avanti, Dark. Ok ragazzi, noi ci fermeremo qui per questo episodio molto caldo, molto caliente. È stato molto carino, sì. Allora, dovrei depositare tutti quanti gli strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Penso di farlo in off camera o cavoli miei. Quindi, ci sono le onde V di tipo roccia e come al solito non servono. Nient'altro. Io vi saluto, ci si becca col prossimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Ricordatevi come al solito di lasciare un bel mi piace e un commento sotto per supportare la serie. Al prossimo episodio, ciao a tutti!